Pensare una buona partita, mancato l'affondo finale, anche brava la squadra a soffrire nel finale con l'uomo in meno. Sì, un po' mi è sembrato lo stesso caso dell'esordio con Campaneto, partita simile, costretti a rincorrere subito, una sfortunata deviazione. Detto questo, non sono contento per il pareggio, perché pareggiare non mi piace mai. Però non si può vincere sempre, l'importante è che i ragazzi abbiano provato fino alla fine in tutti i modi a cercare di vincere la partita, esponendosi a qualche occasione chiaramente avversari per vincere anche loro. È uscita una partita combattuta e l'importante, ripeto, è che i ragazzi hanno dato tutto e da questo punto di vista non niente da recriminare alla squadra. Anche perché, come con il Lentigione, si è subito gol subito praticamente, questa volta addirittura erano 34 secondi, e la squadra comunque non si è fatta intimorire, è ripartita subito in attacco, ha trovato il primo gol di Silla. Sì, la squadra ha reagito subito, ha creato tante situazioni per fare gol in entrambi i tempi. Secondo tempo tutte e due le squadre erano abbastanza visibilmente stanche, però hanno provato a vincere la partita entrambe, quindi ribadisco, c'è poco da dire sulla volontà di fare la prestazione, sull'effettiva resa in campo, e il pareggio probabilmente non accontenta nessuno, però teniamo questa imbattibilità sia noi che loro e continuiamo ad andare avanti. Ci sono anche altre due note positive, rientri sugli esterni di De Stefano e Baggi, due soluzioni giovani in più. Sì, non tanto positive perché non sono entrati postissimo, forse De Stefano un pochino meglio, però è normale il prezzo a pagare l'inattività che hanno avuto. Il contrasto però perdiamo qualche elemento importante, adesso vedremo sicuramente Brugnoli per squalifica e una leggerezza che non ci sta, e perché subiremo in futuro questa assenza, e poi anche contrattempi muscolari di Laribi e Bertelli saranno tutti da valutare, però è chiaro che perdiamo degli elementi in mezzo al campo, quindi la rosa però sta dimostrando di avere tante soluzioni, quindi lavoreremo da farci trovare pronti sia mercoledì in Coppa e poi domenica in campionato. Ecco, appunto, meglio già giocare mercoledì subito in Coppa, preferivi che ci fosse un pochettino più di tempo per prepararsi? No, la Coppa probabilmente era meglio giocarla prima, però ci tocca giocarla adesso, è un peccato perché appunto abbiamo perso qualche elemento, però vabbè, giocare è sempre bello, quindi è una fortuna, la interpreteremo il meglio possibile senza particolari tatticismi, giocheremo poi già la partita anche mercoledì e chiaramente può essere occasione per tutta la rosa di dimostrare un po' di più che ci sono dei valori importanti, perché questo sta dicendo queste prime giornate di campionato.